Dottoressa Serenella Salomoni, psicologa, psicoterapeuta, terapista di coppia, sessuologa e chi più ne ha più ne metta. www.serenellasalomoni.it, il sito di riferimento in cui scoprire tutto del mondo della dottoressa, anche il canale YouTube, le pubblicazioni e tutti i modi per entrare in contatto con lei, ma sicuramente un modo è quello di ascoltare la rubrica che la dottoressa tiene con noi. Buonasera. Buonasera Luca, come va? Bene, dottoressa, oggi... Come sono andate le vacanze? Abbastanza bene, diciamo che potrebbe essere un periodo più felice, ma non per colpa delle vacanze. Oggi la volevo stupire, dottoressa. Sì? Abbiamo concordato un tema, ma è successa una cosa durante la diretta. Ci hanno scritto un messaggio, una storia, una ragazza, sì, che ovviamente le sintetizzo, che mi ha molto colpito ed ero interessato, se lei è d'accordo, a sentire la sua opinione. Certo. Questa ragazza, glielo faccio ovviamente molto sintetico, per tutta la vita ha sofferto di questo complesso del seno molto grosso. Quando aveva ormai deciso di ridursi il seno, ha incontrato l'uomo della sua vita, si sono innamorati, hanno vissuto il loro amore. Quando si è trattato poi di fare l'intervento, l'uomo gliel'ha sconsigliato, il compagno. Lei giustamente ha fatto quello che si sentiva di fare col proprio corpo, ha ridotto il seno e sono andati in crisi sessuale, non sentimentale, questo è il passaggio strano. Per cui sono andate da una terapista sicuramente non brava come lei, la quale ha detto proprio questo, ha detto siete innamorati, lui è innamoratissimo, quindi non posso dire nulla, però è indubbio che sessualmente adesso ha meno attrazione. Quindi la mancanza di una caratteristica fisica non ha inficiato l'aspetto emotivo, ma l'aspetto sessuale. È possibile? È possibilissimo, perché poi non è poi così proprio separato come lo mette lei. In effetti sembra che sia così, ma indubbiamente una cosa prende l'altra, cioè specialmente per voi uomini ci sono delle parti del corpo che per voi sono diventano molto importanti per l'eros, per la libido. Certo. Mentre per una donna diciamo che sì, l'aspetto fisico è importante, il fatto di che ti piace il tuo uomo eccetera eccetera, però fino ad un certo punto, mentre l'uomo, il canale che avete voi è quello degli occhi, è quello del guardare, è quello dell'avere le fantasie. Non per niente tutte le parafilie e il feticismo sono maschili. Certo, questo è difficile che ci sia, che sia sul femminile, quindi vuol dire che l'uomo è un po' come se avesse il corpo della donna in vari cassettini. No, in un cassetto c'è il seno, in un altro c'è il sedere. Ok, gli è mancato il cassetto del seno, diciamo, a quest'uomo. Ecco, a questo gli è mancato, ha aperto il cassetto e ha trovato un seno piccolo. Però dottoressa, mi scusi, ma quando uno è innamorato, io penso alla mia storia, mi auguro che se dovesse succedermi qualcosa, qualche menomazione fisica, insomma non si può prevedere il futuro, non cambi, non lo so, mi sembra strano se uno è innamorato che smetta di esserlo. No, ecco, smettere di esserlo non ci credo neanch'io, vuol dire che non lo era nemmeno prima. Allora vuol dire che quello che la ragazza pensava come innamoramento era soltanto una spinta sessuale, perché no, questo non è possibile, anche perché se noi pensiamo all'evoluzione poi del corpo femminile, lo sai che ci sono degli uomini ad esempio che non fanno più l'amore con la moglie quando è incinta? Oddio, no, questo non lo sapevo, perché sono spaventati? Sì. Hanno delle fantasie, hanno paura di far male al bambino, non si sentono più dal punto di vista erotico attratti, la vedono come madre, non più come donna. Okay. E quindi vuol dire, questo ad esempio, ho passato il momento della gravidanza, torno tutto come prima, quindi intendo dire che ammettiamo anche che questa donna non si fosse fatta la riduzione del seno, e che se non fosse rimasto così, poi magari col passare degli anni, se no come tutti i semi molto grossi magari hanno tendenza ad avere delle smagliature, a cadere, a formarsi con l'età come tutti i semi, quello più grande magari di più. Quindi chissà se quest'uomo poi nel futuro, anche avendo avuto un seno a disposizione, la donna col seno così mi sarebbe ugualmente piaciuta. Chissà, quindi, infatti. Intendo dire,
Il seno intanto è un pezzo del corpo femminile, diciamo, che colpisce moltissimo l'immaginario maschile come sedere, quindi dobbiamo pensare che indubbiamente per lui probabilmente era una cosa importante. Che sia così, vorrei vedere anche, mettermi in un angolino e ascoltare cosa avrà detto questo terapeuta. Forse questo terapeuta ha scoperto che lui poi non era poi così tanto innamorato. Ecco, infatti questo era il passaggio. Bene, no, ero molto curioso perché veramente è uscita così da come un fulmine a ciel sereno. La conclusione lo è ancora di più, perché questa ragazza ci ha scritto che lo ha lasciato perché per renderlo felice sessualmente. Siccome ormai lei aveva un seno piccolo e stava bene così, è come se l'avesse liberato. Cerca una donna col seno grande. Che brutta conclusione. No, sì, per tutti e due direi. Esatto. Allora, uno perché per tutti e due, nel senso che allora lei non ha tenuto conto del fatto del suo uomo che diceva mi piace col seno grande, e vabbè, e se l'è ridotto. Se riducendo il seno io sono ritornata sono diventata un'altra, nel senso che ho acquistato più sicurezza perché il seno più piccolo mi piace di più, ho acquistato più autostima, insomma tutta una serie. Allora vuol dire che probabilmente neanch'io ero così innamorata di quest'uomo, che forse consciamente o inconsciamente percepivo che non era tanto innamorato di me quanto del mio seno. Infatti questo da uomo purtroppo accade, no? Soprattutto quando eravamo più piccolini. Dall'altra parte lo stesso, dall'altra parte lui probabilmente la spinta erotica con ogni probabilità era molto forte, per cui il fatto di vederla con un seno più piccolo era come se l'avesse vista, come se lui si fosse castrato, come se l'avesse vista e virato. Altro. Era più la donna che lui vedeva, non solo il seno, ma tutta la donna. Dottoressa, io la ringrazio perché veramente era completamente in attesa. Avevamo concordato un altro tema che a questo punto ci terremo per la settimana prossima. Però... No, benissimo, se i nostri ascoltatori poi ci scrivono, ci chiedono delle cose, io sono felicissima perché mi fa molto piacere rispondere anche a delle domande che per alcuni magari sono domande normali, per altri invece non lo sono. Come io adesso parlavo del fatto della gravidanza, il fatto della gravidanza per una donna, la donna è piena di questo momento, mentre l'uomo dal punto di vista della sessualità è frustrato, quindi certi sono così e certi non lo sono, quindi è importante discuterne e saperlo. È importante discuterne e saperlo ed è un motivo per cui ho scelto questo tema nato casualmente, perché voi dovete contattare la dottoressa Serenella Salomoni attraverso il suo sito www.serenellasalomoni.it, perché è questo il suo lavoro, intervenire e intervenire possibilmente in tempo o almeno quando si può ancora fare un'operazione utile. C'è anche il suo canale YouTube, ci sono tutti gli articoli, direi che hanno tutte, non hanno scuse per non cercarla. No, ma li cercano anche, sai? Sì, sì, non ho dubbi. Ricevo delle lettere da Roma, ricevo delle lettere, quindi vuol dire che voi siete una radio, una trasmissione che viene ascoltata, perché io ricevo delle lettere, quindi rispondo più che volentieri. Devo dire, dottoressa, che io faccio un'operazione, ovviamente non richiesta da lei, ma di pierraggio alle cene, perché è un argomento sempre molto interessante per coppie sposate, quarantenni così, e quindi la dottoressa Salomoni è al centro delle nostre conversazioni. Io lo volevo confessare. Sono contenta per voi, almeno saranno delle discussioni accese e divertenti. Dottoressa, grazie, ci sentiamo fra 7 giorni. A voi, buon weekend, un abbraccio.